Recensione del Wiko Y60, uno smartphone di fascia medio-bassa. Eccolo qua, cari esimi utenti di YouTube. Abbiamo questo telefono smartphone della Wiko. Il colore è un blu elettrico. Abbiamo una sola fotocamera, ovviamente, con tanto di flash, quindi anche torcia. Davanti abbiamo la solita fotocamera con tanto di flash in alto sulla sinistra. Bene. Ora, i colori ricordano quelli del Huawei P30 Lite. Secondo me la Wiko si è ispirata alla Huawei P30 Lite nel realizzare i colori di questo smartphone. E troviamo a destra i pulsanti di alzamento del volume, abbassamento del volume, i pulsanti di accensione ubicato più sotto, poi sotto non troviamo nulla, soltanto il buchino del microfono, eccolo qua, e sulla sinistra, idem con paladine, non troviamo nulla, però troviamo in alto sia il buco, o meglio l'ingresso per inserire le cuffie da 3,5 mm, ed anche ovviamente l'ingresso per collegare il caricabatteria, quindi il caricabatteria con connessione micro USB, non Type-C, vabbè, Type-C che dir si voglia. Allora, la fotocamera, lo dico subito, che è una fotocamera che è da 5 megapixel, va bene? Quella davanti, se non erro, è da 2, però non sono sicuro, devo andarmi ad informare. Ok, quindi ripeto. Ah no, scusatemi, sono entrambe da 5. Quindi sia la fotocamera davanti da 5 megapixel che quella dietro sono da 5 megapixel. Va bene, quindi dal punto di vista fotografico non c'è una grande qualità. Procediamo all'accensione. Tengo schiacciato il pulsante di accensione e spegnimento, o meglio di accensione, e eseguiamo insieme la prima accensione di questo telefono, il Wiko Y60. Parliamo, cari esimi utenti di YouTube, di un telefono che ha un display da 5 pollici e 45, una ROM, quindi una memoria interna da ben 16 GB e una RAM, una memoria volatile da 1 GB. Non è tanto, ok? Quindi è un telefono, ripeto, di fascia bassa media, di fascia media bassa. Oltre che al colore blu elettrico, c'è anche nella colorazione, se non erro, nera. Va bene. Ecco la prima accensione. Ovviamente andiamo a selezionare la lingua italiana perché non sono inglese ma abito in Italia. Trovata. Inizia. Ed ecco che mi chiede subito, perché ha sentito le connessioni Wi-Fi, di connettermi ad una eventuale rete Wi-Fi. Io però evito perché non mi interessa e vado avanti. Bene, collegherò questo telefono, questo smartphone alla rete Wi-Fi più avanti in seguito, perché attualmente non mi interessa, francamente parlando. Va bene. Speriamo che sia un telefono veloce, quindi rapido. Non mi interessa. Vado avanti. Andiamo un attimino a... Ecco qua. Clicco su accetto perché voglio andare effettivamente avanti. La cosa bella di questo telefono, ragazzi, è che non ha i tasti scritti, o meglio riportati, stampati sulla facciata del telefono. I tasti sono virtuali, quindi finalmente un telefono che ha de facto i tasti, diciamo così, impressi a livello virtuale. Questo per me è un dato buono, un dato positivo, perché in qualche modo non devo stare lì a ogni volta, quando è buio, mai quando è notte, a dover schiacciare i pulsanti impressi, ma vado a schiacciare quelli che si vedono, quindi i virtuali, che sono anche meglio. Benvenuto in Wiko, accedi o crea un account per accedere ai seguenti servizi. No, non mi interessa, dico che vado direttamente avanti, evito di crearmi un account, però posso mettere che sono maschio e vado a inserire anche i miei dati anagrafici. Scusate ragazzi, ma
togliendo i miei grafici ovviamente perché non voglio ledere la mia privacy. Metto il mio nome, Leandro. Ecco fatto. Vado avanti. Metto anche il cognome. Ecco qua, lo sto inserendo ora. Per privacy non ve lo faccio vedere ovviamente. La mia email è obbligatoria. Va bene, ci metto un'email che nella fattispecie concreta è Leandro De Roma chiocciola gmail.com, così mi sto tranquillo e proseguo ad andare avanti. Va bene? Mi chiede ovviamente di inserire il paese, quindi andrò a mettere ovviamente Italia e di mettere il mio numero di telefono. Ora io metto il mio numero di telefono che vado a non farvi vedere per tutelare la mia privacy. Non metto la password perché non mi interessa. Ed ecco che finalmente servizi Wigo, però i miei servizi Wigo mi interessano, ma fino a un certo punto, però vado avanti. Ben accetto. Ed ecco finalmente il telefono Wiko Y60 in mano mia. Vedete ragazzi? Finalmente abbiamo i tre tasti principali. Andare indietro, il menu home e il menu che ricapita tutte quante le applicazioni aperte visibili sullo schermo. Non devo più stare lì a ammazzarmi tra virgolette, ma tutto visibile. Ok? Ecco il telefono come si presenta. Se non erro c'è Android nella versione Go Edition. Va bene, io non ho mai avuto una grande voglia, o meglio, una grande felicità nel avere a che fare con Android Go Edition, però in questo caso me lo tengo stretto. Andiamo a vedere se effettivamente si tratta di un Android Go Edition, o meglio, di un... Non dice nulla, non dice qua, versione Android 9. 19, non si sa, anzi non dovrebbe essere, mi sa che non è la Go Edition, va bene, ecco così, cliccando qua vado a ricapitolare tutte quante le applicazioni aperte ed ecco che le vado poi a chiudere. Non ho ancora caricato, ma già sta a 68% di batteria, il che non è male a mio avviso, va bene? Grazie a tutti cari utenti di YouTube, ecco la versione 9 di Android è questa, si presenta in questo modo, sfondo bianco, icone abbastanza visibili e la cosa bella è che finalmente ho i tre pulsanti visibili sullo schermo. Non devo stare lì se è notte a accecarmi, a schiacciare home dietro o ricapitolare tutte quante le applicazioni aperte di recenti, ma vado semplicemente a finalmente scorrere il menu in maniera agevole. Telefono, ecco qua, le chiamate ricevute, effettuate e via di seguito. È abbastanza maneggevole utilizzare questo telefono, sia ben chiaro. E andando a fare una ricerca sul web, vorrei capire com'è la velocità di navigazione. Anzi, è un Go Edition, ok? È un Android Go Edition, vediamo come funziona, facciamo una ricerca breve, mettiamo questa ricerca, Rob Cohen, vediamo come se la cava nel navigare, ecco qua, ed ecco che non è velocissimo ragazzi, non è velocissimo, è un po' lentino a mio avviso, vabbè, però per quello che una persona ci deve fare può andare più che bene, ovviamente dipende da quello che una persona ci deve fare, ok? Però questo è, ok? Per quanto riguarda la fotocamera, eccola qua, fotocamera che state vedendo or ora, consenti e ecco qua, la fotocamera è così. Bene. Fatto. Per fortuna non produce rumori, quindi questo è un dato buono, positivo a mio avviso. Detto ciò, grazie a tutti, Wigo Y60 è questo. Io ho fatto anche la recensione, medio ovviamente,
che si va a collegare al meteo della mia città, la mia città è Roma, e mi indica quindi il meteo qual è nella mia città. Va bene? Grazie a tutti, ripeto, dal vostro Leandro, conoscitore italiano e narratore italiano di YouTube Italia è tutto. Abbiamo anche le news già installate, preinstallate. Allora, 1 giga di RAM, ben 16 giga di memoria interna. Come applicativo abbiamo Google Chrome per navigare, Maps Go, quindi è Android Go Edition, ripeto, sfondi, abbiamo anche degli sfondi che possiamo andare a scegliere o meglio a inserire. Ok, eccoli qua i tanti sfondi che ci sono, ce ne sono abbastanza. E poi troviamo, come se non bastasse, anche Gmail già installato di default, i messaggi, l'orologio, le news e via di seguito. Va bene? Questo telefono potrebbe essere anche utile per fare eventualmente delle live. Va bene. Detto ciò, grazie a tutti. Il video termina qua. Ciao da Leandro, narratore italiano, barra conoscitore italiano.